Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Come promesso, l'onorevole Zoffini. Ci siamo. È tornata da Ghero. Ci siamo. L'ultima intervista l'abbiamo fatta qua, passeggiando lungo il mercato. Il governo non era ancora fatto. Adesso il governo c'è. Una domanda sulla politica italiana, sul governo. Come sta andando? Sta andando molto bene. Infatti, io sono qua con tutta la nostra squadra, cittadini. Riccardo Paschina, che è presidente del consiglio comunale di Selargius, diventerà ufficialmente un consigliere della Lega, quindi un consigliere comunale della Lega, così come ad Alghero Michele Pais entra nelle file, oggi abbiamo ufficializzato, entra nelle file del nostro consiglio comunale. In questo mercato, io penso è la terza, la quarta volta che ci vengo, siamo venuti in campagna elettorale, ok? A portare il nostro progetto, il nostro programma, le nostre proposte. Siamo tornati dopo il voto del 4 marzo per ringraziare i commercianti, per ringraziare i cittadini, Guido per lo splendido risultato della Lega, Giorgia Vaccaro, la coordinatrice di Alghero, anche lo splendido risultato qua ad Alghero della Lega in tutta la regione Sardegna. Quando siamo tornati per ringraziare, il governo non c'era ancora, adesso torniamo con il governo fatto. Matteo Salvini, vice premier e ministro dell'interno, una squadra di nostri rappresentanti nell'esecutivo e due grandi pattuglie parlamentari alla Camera e al Senato. Come leggiamo? Faccio una domanda un po' così. Come dobbiamo leggere noi cittadini l'ultimo fatto accaduto quando il ministro dell'interno Salvini ha detto no, non sbarca la nave, e poi invece è intervenuto il capo dello Stato e li ha fatti sbarcare? Che cosa è successo? E che cosa può accadere a livello di immagine nei confronti dell'Europa con quello che è accaduto? Ma io rispondo con quello che si dicono i cittadini. Matteo Salvini è diventato ministro dell'interno, ha chiuso i porti, i cittadini ci ringraziano. Da Alghero, passando per Cagliari, andiamo nel continente, andiamo a Como, andiamo a Roma, andiamo a Matera, a Reggio Calabria, i cittadini ci dicono: Matteo Salvini, la Lega ha mantenuto e sta mantenendo le promesse. Quindi lui e noi uomini della Lega continueremo a lavorare e a lottare per mantenere gli impegni presi con i nostri cittadini. Sui nostri manifesti finalmente ci sono dei politici che le promesse le mantengono, perché sui nostri manifesti c'era scritto simbolo Lega, faccia di Matteo, stop invasione. Matteo è andato al Viminale, Matteo ha chiuso i porti, quindi promesse mantenute. C'è qualche ostacolo, ma noi abbiamo le palle, quindi andiamo avanti. Una domanda su Michele Pais. Dov'è Michele Pais? Vieni qua, che lì con Giovanni Nurra. Giovanni, qua abbiamo tutta la squadra, prima. Vedi? Allora, tutta la squadra. Faccio una domanda. Aspetta, facciamo vedere la squadra. Giorgia Vaccaro, coordinatrice di Alghero, nostro parlamentare Guido De Martini, Giovanni Nurra, coordinatore del Nord Sardegna, Michele Pais, ufficializzato consigliere comunale. Salutiamo anche Dario Giagoni, che è il mio vice con Guido. Ci siamo tutti, c'è il coordinatore di Cagliari, Mussolina, qua, ciao, Villa Sidro, Monserrato. Ma quanti chilometri avete fatto? Con Luca, noi partecipiamo. Noi siamo una famiglia. Allora, onorevole, una domanda. Eugenio, non Eugenio, onorevole, vabbè. Per favore, grazie. Allora, la Juve ha acquistato CR7. Senza nulla togliere. Io non è che sia tanto esperto di calcio. Senza nulla togliere ai militanti della Lega, che sono fantastici. Ma Michele Pais è il vostro CR7 della Lega qua da lì? Michele Pais è il nostro consigliere comunale, il nostro esponente della Lega in municipio, in comune ad Alghero. Con Giorgia e con gli altri attivisti di Alghero formano una grande squadra. Il nostro riferimento, obiettivo per Giorgia, per Michele, per la squadra della Lega di Alghero, comunali 2019. Il sindaco candidato sarà lui? Vedremo. Prima pensiamo ai programmi, prima pensiamo ai contenuti, prima pensiamo al progetto, pensiamo alla squadra e poi vedremo. Okay. Ok. Non devo aggiungere altro. Se qualcuno di voi deve dire qualcosa. Regionali? Faccio io le domande. Sì. Mi dica, onorevole, rispondo io per le regionali. Regionali? Vuole sapere chi è il prossimo candidato? Cosa farà la Lega per le regionali?
Beh, innanzitutto credo che stia studiando per mettere a punto un programma chiaro, chiaro, concreto da presentare. Confermo. E poi il prossimo candidato credo non sia un'espressione della Lega. Anche in, anche in questo caso, prima il programma, esatto, prima il progetto, noi stiamo consolidando giorno dopo giorno questo accordo culturale e politico con il Partito Sardo d'Azione, che ha dato ottimi risultati per le elezioni politiche, così sarà anche per le elezioni regionali. Guardiamo al centrodestra, però un centrodestra insomma con Forza Italia e Fratelli d'Italia, con insomma esponenti del cambiamento, perché ci vogliono insomma anche un po' di facce nuove. Con i 5 Stelle in Sardegna il discorso è aperto. Con i 5 Stelle siamo insieme a Roma, a livello territoriale un piano diverso, no. Noi partiamo Lega, Partito Sardo d'Azione, e guardiamo e parliamo con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, insomma con tutte quelle persone del cosiddetto centrodestra che hanno voglia di fare, che hanno delle idee chiare e concrete per questa meravigliosa terra. Vabbè, adesso passiamo l'estate, poi quest'autunno ci sarà da... Noi siamo operativi anche l'estate. Ok. Grazie. Voi della Lega. Io non posso dire. Tu sei stampa indipendente. Stampa indipendente. Ok. Grazie a tutti. Viva la Lega. Grazie. Viva la Lega.